Fine primo tempo Belgio-Russia, siamo qua con Mingelli. Cosa ne pensi di questo primo tempo? Ottima partita, un po' di più attenzione dietro, ce la possiamo fare, la giochiamo. In questo primo tempo si è finito in parità, cosa bisogna fare per portare il risultato a casa? Più cattiveria sicuramente vinceremo. Va benissimo, in bocca al lupo per il secondo tempo. Fine primo tempo Belgio-Russia, siamo qui con Guida, cosa ne pensi di questo primo tempo? Diciamo una partita senza tatticismi, mettiamola così, un sacco di errori individuali, compreso anche il mio, però speriamo di riprenderci il secondo e non farci portare dalla frenesia. Va benissimo, primo tempo in parità, cosa pensi bisogna fare per portare la vittoria a casa? Si deve essere un po' più concentrati in fase difensiva, alla fine si sa, le fasi finali vince chi sbaglia di meno. Ovviamente, va bene, in bocca al lupo per il secondo tempo. Partita Belgio-Russia, siamo qui con Caputo e Carpino, i migliori in campo della partita per le loro squadre. Partiamo proprio con Carpino, i perdenti sui rigori, anche se sui calci di rigore. Una partita molto equilibrata, cosa ne pensi? No, penso che sia stata assolutamente una bellissima partita, squadra loro molto forte, noi ce la siamo giocata benissimo, anche noi abbiamo giocato bene. Bello che è finita i rigori, era giusto così, i rigori, chi vince vince, va bene. Ok, magari cosa si poteva fare per vincere la partita sul campo e non arrivare ai rigori? Un gol in più. Ovviamente. No, ovviamente, anche non prenderlo, però siamo stati quasi sempre uno sopra, uno poi pareggiavamo, è stata equilibrata tutta la partita. A chi vuoi dedicare quella prestazione? Nessuno, che abbiamo perso, quindi me la godo da solo, grazie. Va benissimo, grazie. Grazie, bocca al lupo per il torneo. Siamo adesso Caputo, migliore in campo in assoluto. Partita, come abbiamo detto, molto equilibrata, cosa ne pensi? È stata la squadra avversaria, ha giocato a specchio nostro. Sì. Noi siamo partiti alla grande, siamo stati un po' sfortunati alla fine, siamo andati un po' sotto pressione perché abbiamo giocato uno in meno. Sì, ovviamente. Ci hanno messo pressione. Ovviamente la partita è andata avanti di gol in gol, segnavate voi e subito dopo segnavano loro, ecco, cosa vi è mancato forse per non andare ai rigori? La testa del nostro giocatore, se rimaneva in campo ce l'avevamo vinto. Ovviamente, ovviamente. Senti, a chi vuoi dedicare gol e prestazione? Alla squadra. Va benissimo, grazie mille. Grazie ragazzi.